cercare che scoprirai per un canale che non lascerà mai. Perché se c'è una cosa che la gente ti fa, l'avrà capito. Ciao a tutti ragazzi, io sono Ricky e sono qui oggi con un nuovo video dedicato ai migliori talenti. Questa volta parliamo dei centrocampisti di FIFA 16, ovviamente in modalità carriera. Ringrazio come al solito ZW Jackson, perché ci sarà anche lui ovviamente in questo video, e ovviamente passate anche dal suo canale. Colgo l'occasione per fargli i miei auguri per ormai superati 10.000 iscritti, veramente merita. Detto questo, andiamo col primo giocatore. Al quinto posto troviamo William Carvalho, un giocatore che principalmente è un CDC molto difensivo, giocatore alla fine secondo me fenomenale perché ha 23 anni, certo non è proprio giovanissimo come quelli che hanno 18-19 anni, però ragazzi 23 anni è già un 81, ha un potenziale di 88, quindi partendo già da una base molto solida 81, calcolate che l'88 è facilmente raggiungibile allenandolo, facendolo giocare soprattutto, quindi ragazzi ve lo consiglio assolutamente. Al quarto posto praticamente ve lo faccio dire da ZW Jackson. Ciao a tutti ragazzi, sono ZW Jackson e sono ancora qui nel canale di Ricky PZ per questa altra top. Siamo sui centrocampisti. Al quarto posto ragazzi troviamo Bruno Zulini, 22enne, centrocampista centrale, ma anche centrocampista difensivo centrale, quindi CC e CDC, argentino in forza al Manchester City. Lui ragazzi parte con un totale di 74 e può arrivare fino ad un potenziale di 84, quindi un più 10 per questo giocatore, che ovviamente può diventare anche più 15 perché in tantissime carriere in Zulini è arrivato vicino al 90, e questo grazie agli allenamenti. Centrocampista duttile che è sia un recuperapalloni ma anche un grandissimo dribbler. Gradino più basso del podio per Ruben Neves, giocatore che io attualmente ho nella mia carriera col Milan, giocatore che ha solamente 18 anni quando lo prendete per il primo anno, ha un 74 di base come overall ma un potenziale di 86. Questo è il classico giocatore che può fare sia il CDC che il CC. Io mi sono trovato benissimo soprattutto da CC, ma il CDC ragazzi sa farlo benissimo perché comunque ha doti di intercettazione e di difesa molto alte. Per me però ha anche buone doti di impostazione, perché comunque comincia bene l'azione. Io per esempio l'ho affiancato a Jorginho e vi posso dire che le volte che ha giocato veramente bene, cresce tantissimo, allenatelo tanto. Questo quindi è il giocatore per la terza posizione, non ve ne pentirete, lo prendete veramente a pochissimo. Seconda posizione, quindi secondo gradino del podio, ve la faccio dire da ZW Jackson. Al secondo posto ragazzi, Yuri Tielemans, 18enne centrocampista centrale belga del Anderlecht. Ragazzi, è uno dei centrocampisti centrali più usati, nonché uno dei più promettenti, infatti siamo al secondo posto. Parte con un overall di 76 e può arrivare fino a 88. Ragazzi, ma quando mai? Tielemans in qualsiasi carriera arriva ai 91-92. E ragazzi, a 27 anni avrete già un centrocampista completo, perché è uno dei centrocampisti più completi, è difensivo, fa gol, rientra in difesa, è veramente un centrocampista completo. Lo prenderete ovviamente a una cifra abbastanza, cioè non una cifra troppo bassa, infatti costa sui 15-20 milioni all'inizio, ma veramente prendetelo ragazzi, perché questo secondo posto è tutt'altro che messo a caso. Detto ciò, io ringrazio Ricky PZ e spero di vederci in un altro video. Ciao a tutti ragazzi! Primo posto ragazzi, qua entriamo proprio nel clou, perché praticamente è il miglior giocatore che vi consiglio io in questi giovani centrocampisti, giovani talenti di FIFA 16 in modalità carriera. Stiamo parlando di Halilovic, giocatore che parte con 19 anni al primo anno di stagione di carriera. Lui parte da un bel 76, che comunque non è male come overall, ha un potenziale ragazzi addirittura di 90, cioè questo giocatore ragazzi è impressionante, può fare per me sia il COC sia il CC, è meglio ovviamente come COC, soprattutto un COC esterno secondo me è proprio l'ideale, perché lui sa inserirsi molto bene, sa passare la palla in un modo divino, ma anche un tiro a giro secondo me è devastante, soprattutto quando lo allenate e lo crescete, questo giocatore fa assolutamente la differenza.
Quindi ragazzi, Halilovic prendetelo, perché se ve lo fate scappare alla seconda o terza stagione vi chiedono un fottio di soldi, veramente tanti soldi. Prendetelo già al primo anno, è fondamentale. Poi ovviamente se in prestito attendete un pochettino e poi lo prendete. Ovviamente dovete regolarvi voi in base agli anni che fate della carriera, ma più andate avanti e più questo giocatore costa tantissimo. Quindi ragazzi, questo video può finire qui. Ringrazio ancora una volta ZW Jackson, passate al suo canale, trovate il link in descrizione. Iscrivetevi al mio canale ovviamente, lasciate un bel mi piace e niente, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!